Sequestrata nel Nolano, una fabbrica destinata alla produzione e al confezionamento di mascherine ed oltre 106.000 dispositivi di protezione individuali, non ha norma e colloqui contraffatti. Le operazioni di servizio traggono origine da attività di iniziativa condotte dai finanzieri del gruppo di Nola e della compagnia di Ottaviano, che hanno individuato un supermercato dismesso dalla superficie di oltre 300 metri quadri, all'interno del quale era stata allestita una vera e propria fabbrica del falso. Il titolare della ditta individuale aveva infatti allestito i locali mediante strumentazioni e macchinari ad alto tasso tecnologico, funzionali alla produzione di mascherine e articoli per bambini raffiguranti famosi personaggi di serie televisive, cartoni animati e stemmi di squadre di calcio di Serie A. Sono stati sequestrati l'opificio, i materiali, le attrezzature e 100.000 tra mascherine già assemblate e in corso di lavorazione. I dispositivi erano privi dei requisiti di sicurezza sanitarie e delle informazioni previste dal codice del consumo, quali l'indicazione della provenienza, i materiali utilizzati e le istruzioni per l'uso. Il titolare, un 71enne di Napoli, è stato denunciato per contraffazione e segnalato alla Camera di Commercio per violazione delle norme in materia di sicurezza prodotti.